Siamo giunti al quarto appuntamento della rassegna teatrale Orizzonti a rubare la scena all'ultima puntata di Sanremo 2014 sul palco del Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone, uno spettacolo tragico comico portato in scena da Lucia Vasini e Antonio Cornacchione, che ora abbiamo nei nostri studi, abbiamo Antonio. Prima di parlare dello spettacolo vorrei sapere com'è passato. Attenzione alla domanda, attenzione! Ho già capito dove vuoi andare a parare, attenzione. Allora, intanto saluto tutti, fammi salutare tutti gli amici che ci ascoltano da vicino e lontano, anche se non è molto originale, e tutti gli amici della Romagna, Savignano sul Rubicone. Esatto. Siamo a Savignano sul Rubicone, no? Mi confermi? Confermato. Benissimo. Confermatissimo. Siamo proprio sotto il teatro. È sotto il teatro, infatti ha qualche cosa di cantina. Questo. No, cantina fatta bene, è un bellissimo. Però ricordo un po' le vecchie radio degli anni 70, quando si era un po' più pionieristici. Anch'io ero un disc jockey come te, ho iniziato sì, tanti anni fa. Poi ho continuato. Non riconosci la mia voce, ho fatto. No? Sono un po' troppo giovane, mi sa. Perché a me in radio mi doppiavano, e questo è il problema. Ah, ecco. E allora forse non lo riconosci per quello, perché dicono che ho una brutta voce per radio. E allora arrivava un altro e diceva le cose, io stavo zitto però. Quindi non è andata conducevo bene. Io però, sì. Non è andata bene in radio, è passato a fare l'autore di fumetti. E adesso fa l'attore. Ah, questo. Mi chiedevo proprio come è passato da fare. Mi hai sorpreso, perché io pensavo che tu riferissi a quell'altro fumetto. No, io ho fatto per anni, sì, ho fatto Tiramolla e Topolino per anni, per 2 o 3 anni, poi ho cambiato mestiere, come sempre succede. Però quello è stato un periodo particolare della mia vita, però sono diventato poi un amante di fumetti come lettore, e sono riuscito poi a fare nel tempo anche una commedia di un grande fumettista satirico francese che è una Lusier, e ho avuto questo onore per una stagione. Questo per dirti, insomma, della mia vita. Ti interessa? Sì, assolutamente. Ah, no, sì. Come mai è passato a diventare attore? E attore perché mentre appunto scrivevo i fumetti, la sera poi facevo un corso di teatro serale come tanti altri, dove poi incontrai Aldo e Giovanni, che non erano in 3, e poi da lì, insomma, passo passo siamo arrivati a Savignano sul Rubicone. Com'è nata la collaborazione con Lucia Vasini? Lucia Vasini, io la conobbi tanti anni fa sulla testa, però da lì abbiamo lavorato poi in altre occasioni, non proprio insieme, perché sai, sulla testa anche poi il Circo di Paolo Rossi erano comunque 2 spettacoli dove ognuno poi faceva i suoi monologhi e non c'era interazione, invece qui abbiamo 2 ore di interazione con lei per tutto il tempo, e quindi è molto diversa, però io ci eravamo già piaciuti ai tempi, insomma, io volevo lavorare con lei voleva lavorare con me, insomma, ci siamo piaciuti, adesso non c'è, però è come se fosse qui. L'ho fatto per il mio paese. Mi ha detto di dire che sì. Io sono molto bravo, mi ha detto, ecco. Detto di questa sicuramente cosa. L'ha detto lei. Sì. L'ho fatto per il mio paese. Il titolo già richiama un tema che oggi è sempre più scottante, quello della politica. Sì. Questo spettacolo è un vero e proprio ritratto esilarante del bel paese. Una fotografia, no? Sì. Dell'Italia. Chi siete in scena? Tu, Antonio, io e Lucia. E chi rappresentate esattamente? Allora, lei è il ministro dell'economia. Io sono un esodato e l'incontro avviene per un motivo fortuito, poi io mi invento un atto, adesso che non sto a spiegare, comunque un atto che è superiore alle mie capacità, alla mia forza di comprendonio, di reazione, di comprendonio all'evento stesso, e quindi cerco di portare a casa questa situazione, non mi si riesce, mi si ritorce contro e alla fine, insomma, c'è un piccolo colpo di scena. Adesso non sto qua a dire, perché essendo colpo di scena vorrei che rimanesse. Assolutamente, anzi non roviniamo il finale ai nostri ascoltatori che questa sera verranno a vedervi in teatro. Questi personaggi, quindi il suo, il tuo e quello di Lucia, fanno tutto quello che fanno per sé, ma soprattutto per il loro paese, il nostro paese. Sì, lo slogan è quello, l'ho fatto per il mio paese e qualcun altro, diciamo così, è una frase che ricorre molto, come saprai, ai politici, tutti lo fanno per il nostro paese, però c'è sempre qualche cosa che alla fine, ma come, non lo facevi per il mio paese, e poi si scopre, e anche nella commedia poi si scopre che c'è un doppio fondo, insomma, un retroscena, un doppio significato.
l'ho fatto per il mio paese. Come spiegare? Cioè, non bisogna mai fidarsi di quello che dice l'ho fatto per il tuo paese. Cioè, bisogna sempre... sicuro, come ad esempio io sono diventato molto diffidente quando adesso uno mi dice stai sereno, io comincio a preoccuparmi, come ha detto Matteo Renzi al suo amico Letta, stai sereno, e adesso qualcuno dice stai sereno. Ai. Poi, come spiegare cosa significa fare politica? Perché dite appunto, l'ho fatto per il mio paese. Beh, fare politica, appunto, qui non è richiamato il senso alto della politica, per cui il senso disinteressato del far politica, quello un po' diciamo così, è una cosa che non si fa più. Infatti questo è il significato, cioè c'è qualche cosa che cioè chi dice l'ho fatto per il mio paese c'è sempre qual è la domanda che mi sto incartando, esattamente cos'è che volevi dire? Quanto è importante oggi fare qualcosa per il nostro paese? Questa è la domanda. Sì. Sarebbe molto importante che chi dicesse poi faccia realmente per il nostro paese. Ecco, che già è raro. Soprattutto oggi, vero? Sì, anche ieri, l'altro ieri, però parliamo di oggi così. Chi sono i veri, i più giusti destinatari di cui si deve occupare la politica secondo voi? Beh, questo io non lo escluderei nessuno. Non escluderei nessuno, certo, poi ci sono, però tutti, credo che siamo tutti sulla barca ed è giusto che insomma si rivolga un po' a tutti, poi chiaramente poi ognuno ha le sue difese, ognuno difende poi il suo orto, però bisogna guardare anche al di là, insomma, bisogna avere una lungimiranza, credo, ma queste sono cose che sono anche banali da dire. Cos'altro dire di questo spettacolo? Come invogliare... che è stato scritto da Francesco Freri, da Andrea Zallone e anche da me. Poi c'è Lucia Vasino, l'abbiamo già detto in scena. Lo spettacolo è prodotto dalla Musing and Arts di Milano. Poi c'è una bellissima scenografia di Leonardo Scarpa. Poi c'è la regia di Sala. Poi adesso qualcos'altro mi viene in mente, però insomma già solo questo fa un... non lo so. Sarà divertente? Sì. Ci divertiremo? Sì, dai, questo... dillo tu però, tu l'hai già visto. Di se ti è piaciuto. Io non l'ho ancora no, visto. No, allora ti rifaccio la domanda, tu l'hai già visto. L'ho già visto. Com'era lo spettacolo? Meraviglioso, invito tutti i nostri ascoltatori a venirlo a vedere. Non lo dico io, lo dice lei che l'ha visto. Un'ultima cosa, come possono essere d'aiuto teatro, musica e i media, oggi per i giovani? Soprattutto per i giovani, e per i giovani sono molto attenti appunto al linguaggio moderno del web, vanno su tutto su YouTube, diciamo che però il linguaggio io direi ai giovani questo, diffidate comunque da qualunque tipo di messaggio, sa, è difficile mediare, trovare una diciamo così una mediazione, siate critici su tutto perché non tutto quello che vi arriva poi potrebbe essere, dovete unire, insomma è un problema, il surplus di informazione può essere un problema, capisco, quando ce n'è tanto uno può andare in confusione, però sappiate che il districarsi di tutte queste informazioni, magari anche contrastate che arrivano, è il difficile di questo momento. Anch'io sarei in difficoltà con tutte queste, bisogna districarsi e capire il senso critico, queste cose qui, Ringraziamo Antonio Cornacchione. Benissimo. Io ringrazio voi. Auguriamo una buona visione a tutti i nostri ascoltatori del 90.00 FM. Benissimo. Grazie mille. Quando sei venuto a vedere lo spettacolo che non ti ho visto? L'altro giorno. L'altro giorno. Vero? A Milano? Adesso, sì, infatti l'ho visto.